ti prende a schiaffi? È ossessivamente geloso? Ti sminuisce? Ti umilia? Ti impedisce di lavorare? Ti tiene segregata? Questo non è amore. Un concetto semplice eppure difficile da capire per chi cade nella trappola. Ed è proprio per imparare a riconoscere i segni e prevenire gli esiti infausti della violenza di genere che oggi la polizia torna in piazza per la campagna Questo non è amore. In tante piazze italiane il camper della polizia con le figure specifiche per rispondere alle domande degli studenti e delle studentesse. Qui siamo a Pescara. Sono il medico principale della Polizia di Stato e sono in servizio presso la Questura di Pescara. Ecco, quindi il suo approccio è quello di un medico, oltre che naturalmente di un rappresentante della Polizia e quindi di un tutore delle forze dell'ordine. Qual è l'approccio medico, soprattutto in che modo si rapporta a questa età, a questi ragazzi così giovani? Sì, allora il supporto del medico è prevalentemente un supporto psicologico in queste situazioni, perché lì proprio cercare di entrare nella persona che ha subito un disagio, che ha subito una violenza di tipo psicologico, e quindi il medico prende, noi in Polizia abbiamo anche gli psicologi sul territorio, non ci sono ovunque, dove non arrivano con gli psicologi subentra il medico, che può anche constatare effettivamente le lesioni laddove c'è una violenza fisica riportate dalla persona. Rapportarsi con il giovane, con il minore è sicuramente diverso, perché comunque bisogna cercare di far fidare il giovane della persona che già si è subito una violenza, se è vittima di questi fenomeni già tende a chiudersi e a non fidarsi, e quindi anche le sale di accoglienza, le sale in cui ci interloquiamo con questi minori sono preparate apposta per metterli il più possibile a loro agio. Dal punto di vista medico io parlo per esempio anche dei colleghi che magari vedono queste persone in pronto soccorso, anche chi è vittima di violenza, già solo subire la visita medica ricorda l'atto subito nella violenza per esempio sessuale, quindi bisogna essere veramente molto delicati nell'approccio. Il messaggio più difficile è sempre far passare il questo non è amore, cioè le botte non sono un simbolo di tanto amore. Esatto, il messaggio è quello, e noi lavoriamo tanto per la prevenzione, in ambito medico soprattutto bisogna fare prevenzione, perché solo facendo prevenzione evitiamo che ci siano queste situazioni, sì.